Ciao ragazzi, allora vorrei parlarvi oggi anche di droni. Ebbene sì, mi sono arrivati la bellezza di tre droni. Partiamo in descrizione col mio primo drone che ho avuto, che mi è arrivato all'incirca 3-4 mesi fa. E niente, è un drone con funzioni bellissime, gesture mode, Padless mode, circle mode, follow me e tutte queste cose. Arriviamo col telecomandino. Qua c'è il tasto per selezionare le varie velocità. Qua c'è il tasto del ritorno a casa. Qua c'è il tasto per accendere il drone. Video e foto. Dietro troviamo quattro tasti, due dei quali falsi. Uno è l'Adless Mode e l'altro è il Take Off. In pratica questo drone ha già fatto la gavetta. Perché la gavetta? Se lo vedete ha tutte le eliche rovinate, ha preso un paio di botte perché mi è caduto un paio di volte. Dentro la confezione troverete appunto il paraeliche, due eliche di ricambio, il cacciavite, libretto di istruzioni in inglese cinese e questo qua sempre in inglese cinese per descrivere l'app. L'app sarà Zeta Phone. Un'app carina. Dopo, quando proverò il drone, ve lo farò vedere. Passiamo al secondo drone che mi è arrivato ieri. Questo drone, no, ieri, è arrivato lunedì, no, martedì, scusate. Questo drone sarebbe la coppia delle coppie, praticamente sarebbe uguale al Saima. E non è granché. Non mi aspetto niente di che. La batteria dura sui 5-6 minuti. Perché è una coppia? L'ho riconosciuto subito. Innanzitutto qua, dove c'è scritto 2,4 GHz, ci dovrebbe essere scritto Saima. E qua, appunto qua, ci dovrebbe essere scritto Sima. E questi tasti dovrebbero funzionare. E poi le definiture dovrebbero essere argentate, pure i pomelli. Vabbè, comunque sia, questo qui si accende così, poi si accende il drone, una volta su, una volta giù, e il drone parte. Vabbè, poi giusto oggi mi è arrivato sto altro giocattolino, che sarebbe praticamente della stessa casa produttrice di questo qua. Mi è arrivato con il solito kit, radiocomando, carica batterie. Anche questo qui è una batteria che dura 4-5 minuti, tre eliche di scorta, un cacciavitino e poi un sostegno per la telecamera di scorta. Vabbè, anche questo qui si accende uguale all'altro drone. Spammi cercare, ecco qua, e funziona alla stessa maniera, su giù, e il drone parte. Mi è partito pure il libretto di istruzioni e niente. Questo qua è un dronino giocattolo, come ho detto, ed è buono pure per fare le prime esperienze di volo, perché comunque sia si impara da più basso per arrivare in alto. Poi infine abbiamo il mitico, che mi è arrivato anche oggi, ed è questo qua, il drone più spettacolare che ho, il mitico Idea 7. Come potete vedere,
Così mi hanno dato, vabbè, il solito, le eliche di scorta, il caricabatterie, cacciavite, viti, anche questo qua una volta su, una volta giù, e poi, no, questo qua diversamente, però siamo all'interno. Siccome c'è il GPS, questo all'interno non funzionerà perché deve prendere i satelliti, se no non parte. Una sicurezza in più. Questo c'ha tante funzioni, come vabbè, l'applicazione sarà la Secco, una bella applicazione. C'ha address mode, circle mode, c'ha follow me, selezioni i punti, lui va dove ci sono i punti. Questo è tutto quello che c'è. Una cosa più vantaggiosa che c'ha questo, quello c'ha il GPS, ma questo c'ha il sensore di altitudine. Non so se si vede. Sì. Il sensore di altitudine. Cosa ti permette il sensore di altitudine? Che grazie al sensore di altitudine il drone rimane fermo nella posizione che lo lasciate, potete lasciare anche tranquillamente i joystick, che comunque sia non si muove. Poi vabbè, ovviamente richiudibile come anche questo, 6 assi di giroscopio, anche questo qua 4 e quello 4 giroscopio. E niente, che dire, proverò tutti questi droni e vi farò sapere qualcosa. Ciao, aiuto!